Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, Giù di Muscoli a Vita. Nel video di oggi voglio parlarvi e spiegarvi tutto quello che dovete sapere sui macronutrienti principali. Che cosa sono, perché secondo me li dovremmo contare e come calcolarli poi alla fine. Vi faccio vedere tutto, inizio subito con la definizione. Cosa sono i macronutrienti? I macronutrienti sono praticamente un tipo di nutriente di cui il nostro corpo ha bisogno in quantità relativamente elevate. I macronutrienti principali sono tre: proteine, carboidrati che contengono le fibre e i grassi. Questi sono i tre macronutrienti principali di cui il nostro corpo ha bisogno in quantità grandi per permetterci alla fine di eseguire quello che dobbiamo fare tutti i giorni, quindi permettere al metabolismo di funzionare normalmente, agli ormoni di funzionare e essere a dei livelli stabili, normali, e semplicemente a produrre energia e ad avere energia per fare la nostra vita di tutti i giorni. Adesso, per quale motivo è importante sapere i nostri macronutrienti? Se voi siete mai andati da un dietologo, andati da un nutrizionista oppure avete provato a perdere peso, quello che sentite spesso è il fatto che, ah sì, devi eliminare i carboidrati e brucerai i grassi, oppure devi eliminare questo tipo di cibo qua perché questo tipo di cibo qua è cattivo, ha i grassi e fa male sia alla salute sia non ti permette di bruciare i grassi. Tutto quello che dicono queste cose, oppure le diete, la paleo diet, la dieta chetogenica, eccetera, eccetera, in termini di composizione fisica, quello che fanno è che automaticamente riducono il tuo consumo, in primis di calorie, in secondo luogo di grassi e in terzo luogo di cibi cosiddetti cattivi, che sono in realtà semplicemente cibi che hanno magari un valore alto calorico, un valore alto di grassi e che hanno poche magari in proteine, fibre, carboidrati, e quindi vengono considerati cibi cattivi. Quello che voglio farvi capire è che queste diete innovative del momento, oppure magari lo schema che vi dà il vostro nutrizionista, si basa globalmente sulla scienza della nutrizione. La scienza della nutrizione, in termini di composizione corporea, si tratta del bilancio energetico, ovvero il nostro corpo è come una macchina, quindi ogni volta che usciamo e facciamo delle azioni, andiamo in palestra, corriamo, eccetera, eccetera, il nostro corpo brucia energia, il nostro corpo dispende energia. Noi prendiamo questa energia dal cibo. Adesso, quello che ha dimostrato la ricerca scientifica è che noi abbiamo bisogno di un certo tipo di energia, di un certo numero di macronutrienti per favorire il nostro fisico. Se state provando, ad esempio, a bruciare grassi, dovete consumare meno energia di quanto ne ha bisogno il vostro corpo per fare tutte le attività naturali. Questa è la base della perdita di peso. Se voi volete bruciare grassi, quindi ottimizzare questa perdita di peso per mantenere la massa muscolare che avete e bruciare i grassi, quello che dovete fare rientrano i macronutrienti. I macronutrienti praticamente comandano la vostra composizione fisica. Se tu prendi un tot di proteine, un tot di carboidrati e un tot di grassi e li conti e li ripeti giorno dopo giorno, riuscirai a trasformare il tuo fisico. Stessa cosa, se tu invece vuoi mettere su massa muscolare, non devi stare in un deficit calorico perché non devi dare meno energia al tuo corpo di quanto ne ha bisogno, bensì dovresti dargliene un pochino di più. Per quale motivo? Perché ovviamente per sintetizzare il muscolo non è che può avvenire così senza energia, richiede dell'energia, richiede un surplus energetico che può permettere al tuo corpo di prendere questa energia in più e fare sui mattoncini le proteine per costruire il muscolo. Praticamente la cosa pazzesca dei macronutrienti è che sono la base di tutto, sono alla base delle diete del dietologo, degli schemi nutrizionali, delle diete del momento innovative. Macronutrienti e calorie sono alla base di tutto. Se tu sai e sei consapevole di quanti macronutrienti e di quante calorie stai consumando giornalmente, puoi praticamente controllare la tua composizione corporea, puoi controllare il tuo obiettivo, puoi decidere se bruciare grassi, perdere peso, se mantenere il tuo peso o se aumentare di peso. Tutto questo è controllato da calorie e macronutrienti. Le altre diete, quello che fanno, è che automaticamente, eliminando un certo tipo di cibo oppure un gruppo di macronutrienti completamente, automaticamente ti prova a mettere in un deficit calorico per perdere peso. Quello che succede però è che questi, anche gli schemi di nutrizione, sono abbastanza rigidi, metti, io ti dico, completamente in linea i carboidrati, e quindi magari sono delle soluzioni a breve termine che possono funzionare, perché abbiamo visto tutti il nostro amico, il nostro cugino che elimina i carboidrati e perde 5 kg in un mese. Funzionano a breve termine, ma non sono delle soluzioni a lungo termine, ovvero facciamo fatica a, per il resto della vita, non mangiare i carboidrati. Anzi, per me è completamente inconcepibile. Quello che fanno i macronutrienti e le calorie, una volta che acquisisci non solo la consapevolezza di che cosa sono, ma in più inizi a contarlo anche per un periodo determinato di tempo limitato, quindi anche solo per 30 giorni, vi dà un'idea di quanta energia ha bisogno il vostro corpo, di quanto dovreste mangiare per arrivare a un certo obiettivo, se è bruciare grassi, perdere peso o aumentare la massa muscolare o mantenere il vostro livello, e vi fa semplicemente capire che è tutto molto più semplice di quello che pensate.
in marketing ha creato una confusione tale che ora per bruciare grassi, perdere peso, fare questo, non abbiamo più assolutamente idea di che cosa fare, perché esistono 10 diete diverse che ci dicono di mangiare i carboidrati, eccetera, eccetera. Ma se noi scendiamo al punto di partenza, alla base di tutto, capiamo che calorie e macronutrienti sono la cosa principale. Per questo motivo, secondo me, è un investimento ottimo se non l'hai ancora fatto e sei interessato a comunque avere un fisico e a sentirti meglio, stare in salute, bruciare grassi, rimetterti in forma, eccetera, eccetera. Consiglio a tutti, per un periodo di 30 giorni, di monitorare il vostro intake di cibo, contando magari calorie, calcolando calorie, impostando i macronutrienti, come vi farò vedere appena dopo, per capire esattamente quanta energia state consumando ogni giorno, quanta energia ha bisogno il vostro corpo e per ottimizzare i macronutrienti in modo da sentirvi il meglio possibile. Detto questo, ho parlato già abbastanza di macronutrienti, di che cosa sono e di perché secondo me è importante fare un piccolo investimento di tempo, magari di 30 giorni, in cui contate tutto, mettete tutto in un'applicazione, vi farò vedere, e capire esattamente a come risponde il vostro corpo a un diverso introito di carboidrati, di proteine, di grassi, eccetera, eccetera. Secondo me per 30 giorni vi potrebbe aiutare tantissimo. In più, per 30 giorni conti quello che mangi, inizi a sapere che okay, la banana ha 150 calorie e 20 grammi di carboidrati, il cioccolato per 100 grammi sono 550 calorie e 40 grammi di grassi, eccetera, eccetera. Iniziate poi a fare un investimento per il futuro, che ogni volta che voi mangiate un certo tipo di cibo sapete già più o meno quanta energia contiene, quanti grassi contiene, quante proteine e carboidrati contiene. Ovviamente magari non rigidissimo, però avete un'idea perché avete fatto questi 30 giorni in cui avete contato. Detto questo, vi voglio far vedere esattamente come puoi calcolare i tuoi macronutrienti cliccando il link in descrizione. Lo faremo insieme e poi vi faccio vedere l'applicazione che uso. Eccoci qua, quindi se voi cliccate il link in descrizione dovrebbe portarvi a questo spreadsheet che vedete online, in cui è praticamente una calcolatrice per i vostri macronutrienti. L'unica cosa che dovete fare è inserire il vostro peso in questa cellula qua. Quindi metti che io in questo momento peso 75 kg, calcolerà automaticamente il moltiplicatore secondo la legge di Cash-McCardle e qui nella colonna B vedrete calorie di mantenimento 2400, calorie di deficit, quindi se volete provare a bruciare i grassi 2100, o un deficit aggressivo, ovvero provate a bruciare i grassi ancora più rapidamente, queste sono le calorie che dovreste colpire. Se invece volete essere in una fase di surplus, vi dà anche quelle calorie, ovviamente calcolate in base alla formula di Cash-McCardle. Semplicemente inserendo il vostro peso in chili avete un'idea di quante calorie avete bisogno per bruciare grassi, mantenere il vostro peso oppure aumentare la massa muscolare magra con queste calorie. Allo stesso tempo tutti i macro sono già calcolati. Queste sono le raccomandazioni di macronutrienti di Eric Helms, un dottorato in natural bodybuilding, un accademico, uno scienziato che ha fatto vari esperimenti, esperimenti su queste cose. Come vedete, macro in deficit, queste sono le proteine che dovreste provare a colpire, carboidrati che dovreste provare a colpire, grassi e calorie. Stessa cosa se invece volete fare un deficit aggressivo per perdere più massa grassa più velocemente, massimizzando comunque, mantenendo la massa muscolare magra, questi sono i macro per voi. Altrimenti, se siete in surplus, queste sono le raccomandazioni per voi. Ovviamente questi sono i macro iniziali che vi possono dare un'idea, poi dovrai provare tu in pratica a vedere se effettivamente corrispondono, ovvero provi a usare le calorie di mantenimento, vedi se effettivamente mantieni il tuo peso. Se non fosse così devi un attimino ricalcolare aggiungendoci 100 o diminuendo di 100 calorie affinché trovi il tuo livello di fabbisogno calorico giornaliero. Ovviamente se sei in stallo dovresti riprovare a ricalcolare tutto. Come avete visto, cliccando il link in descrizione, quindi puoi calcolare anche tu i macronutrienti a seconda del tuo obiettivo. L'unica cosa che ti rimane quindi da fare è colpire questi macronutrienti per un tempo determinato, magari una settimana, due settimane, vedere come reagisce il tuo corpo, capire esattamente se preferisci i carboidrati, i grassi, se ti senti più energetico con i carboidrati o con i grassi. Quindi è praticamente una cosa unica che arriva al punto di partenza di tutto per controllare la tua salute e controllare la tua composizione fisica. Queste sono calorie e macronutrienti. Per contarli, per facilitare il tutto, farò poi un video un po' più lungo e spiego come utilizzare l'applicazione, ma intanto ti consiglio di scaricare un'applicazione MyFitnessPal oppure MyNetDiary oppure FatSecret, che praticamente prima di mangiare qualcosa lo pesi, ad esempio pesi 50 grammi di pasta, poi inserisci 50 grammi di pasta nell'applicazione e ti calcola calorie e macronutrienti. È una cosa che puoi fare ogni singolo pasto per calcolare esattamente, per monitorare, per tracciare i tuoi macronutrienti giorno per giorno. Detto questo, spero ti sia piaciuto il video, spero ti abbia dato un pochino di informazione, ti abbia chiarito le idee. Qualsiasi domanda lasciamela nei commenti, mi raccomando buttaci un like, iscriviti al canale, guarda gli altri video se non l'hai ancora fatto. Noi ci vediamo molto presto, ciao.